Agivano tra le province di Venezia, Padova e Treviso e in poco più di un mese sono riusciti a svaliggiare almeno 40 appartamenti, anche se il numero potrebbe raddoppiare con il proseguo delle indagini. Con l'operazione Ora Prima, la squadra mobile di Venezia ha arrestato la banda composta da quattro persone, tutti trentenni di origine albanese, che avevano la base logistica in via del Gazzato a Mestre. Sono stati fermati durante un blitz alle prime ore dell'alba, a seguito del fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura e poi convalidato dal Gip di turno. Noi ci siamo arrivati con un'attività di indagine un po' tradizionale, alla vecchia maniera, quindi attraverso delle informazioni che i poliziotti e la squadra mobile sono riusciti a reperire sul territorio, poche all'inizio, ma eh, elementi conoscitivi che sono stati poi messi in fila eh, grazie all'attività di indagine. Dei veri professionisti, uno fungeva da autista, gli altri entravano nelle abitazioni, il modus operandi era sempre lo stesso. C'era questa modalità standard di uscita dalla base logistica. Più o meno sempre alla stessa ora, tra, tranne qualche rara eccezione: muoversi e uscire alla spicciolata, quindi mai insieme, eh, farsi recuperare dall'autista, quindi in posti diversi rispetto all'ingresso dell'abitazione, e eh, al ritorno in egual maniera eh, cercavano sempre di non farsi vedere insieme. Eh, noi abbiamo registrato anche 4-5 colpi messi a segno in una sola uscita, quindi in una sola notte. Per entrare negli appartamenti, che sceglievano accuratamente, praticavano sempre un foro col trapano sulla maniglia della porta d'ingresso o di una finestra, il loro marchio di fabbrica. Poi, in pochi minuti, rubavano tutto ciò che fosse di valore per rivenderlo. Abbiamo recuperato una, una notevole quantità di merce, eh, alcuni oggetti siamo riusciti già a collegarli ai furti, a quali furti di preciso? Abbiamo altri oggetti che, eh, sui quali dobbiamo fare un'attività di ricostruzione e di collegamento. Posso citare numerose borse di, di valore, borse griffate, ehm, oppure dei monili che sono bracciali o anelli in oro. Dalla loro base in via del Gazzato è stato sequestrato il materiale che utilizzavano per i furti come il trapano, pinze, cacciaviti e guanti.